Perfetto, ora siamo con la coppietta. È quasi scarico. Tanto qui non prende nulla. Appunto, quindi puoi anche spengerlo. Allora, trovo un modo per raggiungere gli altri. Resta in gruppo, siamo... Mi sento male, mi sto spaventando. Niente, non si inizia benissimo. Ma che cazzo è, sono dietro di me che è comparsa davanti a me? Vabbè, questo è un bug. Bug. Sentito. Forse ho sentito qualcosa, non so cosa. Ragazzi, Non vorrei mai entrare lì dentro. professore, siete qui dentro? Perché non ce ne andiamo? Ottima idea. Ogni tanto anche lei dice qualcosa di giusto. Che rimanere qui non mi sembra sia la scelta migliore. Dove sono gli altri? Si saranno persi come noi. Ci staranno cercando? Forse. Andiamo, andiamo. Ad Angela non verrà mai in mente di cercarmi. Questo sicuro. È vero, ha un brutto carattere, ma non è cattiva. Ne sei proprio sicuro? Sì, Oddio, difende la la conosco vecchia. da tempo, da molto più di voi. E ha avuto una vita difficile, ma è una brava persona. Siamo sicuri di voler entrare dentro. Allora, però molto probabilmente qui troviamo il coltello. Mi gioco $10, non c'è nessuno. Io non mi avvicino. Comunque, è Codarda. l'unico edificio che c'è in zona. Cerco un'entrata? Sì, come l'hai cercata per entrare nel negozio? Fai lo scassinatore come hobby? No, ma in una vita precedente sì. Interessante. Vabbè, proviamo la porta principale, ma penso sia abbastanza scontato che... Da qui non si passa. Elementare, direi. Perfetto, allora cerchiamo un modo. Vabbè, molto probabilmente qui c'è un'altra porta, non c'è altri posti dove andare, quindi... Ecco, infatti, eccola là. Facciamo che si spacca la finestra accanto a noi, vai. Sali. Ehi, hey Taylor, guarda qui. Vedere cosa? Appare abbandonato da parecchio. Oh, già. E mi davi $10. No, non ho accettato la scommessa. D'accordo. È allentata. Posso forzarla in un attimo. Posso forzarla in una... Niente. Comunque le case del passato mi sembrano siano abbastanza ridicole, perché... Se vuoi, litighiamo su chi deve entrare per primo. Ma sappiamo come finirà. Giusto. Di certo. Quindi entro io. Ma che cosa? Oh, Ehi, cazzo. vacci più piano, non si picchiano i manichini. Simpatica. Merda. Su, vieni dentro. Non è un buon inizio, questo oggi. Cioè, quest'oggi si inizia un po' male. Belle spaventato volte nel giro di quanto? 10 minuti. Forza, di qua. Sembrano così veri. Fanno paura. Che c'è? Forse io ho visto qualcosa. Raga. Calma, perché così Dove oggi te si ne fa. vai? Cioè, spia più cazzi della grandine. È una pessima idea. No. E vabbè, sarà sempre la bambina, palese. Sentivo un rumore strano. Niente, pezza, trova Taylor. Madonna. Trova Taylor non aveva la parola. Uno spirito con fattezze di cane che parla con voce umana. Palese, me lo becco tra poco. Taylor! Stai bene? Cosa succede?
Che è successo? Che è successo? Sentivo parlare. Avevo di fronte me stessa e lei mi guardava. Era vestita e parlava in modo strano. Io non capisco. Sì, che accusa, cioè. Scusa, cioè, dovevo essere. Ha ragione, però. Questa donna, quella che mi assomiglia, l'hanno portata via come se fosse una criminale. Merda. Pure lei. Andiamo via subito. Concordo. Cioè, ormai siamo qui. Ma questo. Questo è il coltello. Questo prendiamo. C'è un coltello. Più che un coltello mi sembra. Mi sembra un reperto archeologico. Non ti preoccupare. Lo portiamo con noi. Eh beh. Tieni, prendilo. Perché? Ma che domande fai? Per difendersi. Fai l'uomo, eh. Ok. Non ce lo fa cazzo. Se ti fa sentire sicura. Faccio io. Guarda, coltello in culo e si va. Poi tanta rovina. Esatto. Ah, prediction. Vediamo un po'. Ok. Lei sta scappando da qualcosa. Quindi molto probabilmente tra poco ci sarà qualcuno che ci vuole spaventare. Ok. Porca madonna! Dai ragazzi, cioè, ma non scherziamo, eh. Cioè, non scherziamo davvero. Allora qui ci dovrebbe. Ok, ma a parte non ce le faccio, quindi qui ci dovrebbe. Qui manca qualcosa. Ma questa è la bambolina quella che si è vista all'inizio. Guarda qui. Si ritiene che la bambolina qui esposta fosse appartenuta in origine a una bambina di fin 600. Inquietante. È abbastanza. Merda, forse ho capito. La bambola che manca deve essere la stessa che aveva la bambina. Esattamente. Tu dici? Mi sembra strano. Strano. Sembra strano. Questo posto è una vera galleria degli orrori. Non voglio restare un minuto più del dovuto. No, neanch'io. C'è ragione. Quindi io andrei via da qua perché sono stato 5 minuti qui dentro e ho preso più spaventi che ne tutta la cura del gioco. Quindi questo quadro l'ho già visto. Comunque questo quadro è anche la scena quando siamo tornati nel passato, che la bambina finge degli attacchi epilettici, insomma, quella roba lì. Poi, qui non c'è più nulla, quindi questa è l'uscita. Via. Vieni, qui si esce. Ok. Oh, salve. Rieccolo. Per caso la situazione si è fatta più chiara? Quella cosa, o come definirla, persiste nel tormentare Angela. Senza sosta. Voglio augurarmi che stia bene. Che fa? Un altro strumento di morte nella collezione del gruppo. Ah, il coltello. Molto bene. Ma voglio rendermi utile, offrendo un piccolo aiuto. Non lo voglio, io non voglio il tuo aiuto. Niente aiuto? No. Qualcuno crede di poter risolvere tutto senza aiuti. Certo. Ora è più che una questione di vita o di morte. Spero non sia un errore. Concludo adesso con le sagge parole di
un grande drammaturgo irlandese che un tempo conobbi, credo a Parigi, una certa. Mai giudicare qualcuno troppo presto. Ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro. È soltanto una bambina. A risentirci presto. È soltanto una bambina, quindi un aiuto ce l'ha voluto dare ugualmente, nonostante l'abbia detto due volte abbiamo di no. Abbiamo avuto fortuna. Vediamo un la po'. Strada. Il prof e gli altri saranno vicini. Me lo ora sono con Taylor, ok. Stanotte ci è andato tutto storto. Ora voglio sapere lei la torcia da dove l'ha tirata fuori, Sono molto curioso. Picnic, qualche volta magari. Lo consiglio ovviamente a tutti. Un'altra prediction. Az. Ok, quindi lui potrebbe rischiare, tra poco. Molto bene. Allora, qui c'è la strada chiusa. Da dove diavolo arriva? Ma io sento dei rumori. Non ho idea. Che cazzo sono? Che cazzo sono sti rumori? Madonna bella. Affanculo. Un'altra lina, bellina. Assurdo. Vieni qui. Cosa c'è? Non è possibile. Ricordo questi segni. È la mia vecchia altalena. Guarda, qui, vedi. Ehi, va tutto bene, calma. No che non va bene, non capisci? Vedi queste stelle? Queste qui le ho disegnate io insieme a mio padre. E l'ho fatto quando avevo 10 anni. Sei sicura? Certo che sono sicura, questa è la mia altalena. Come può trovarsi qui? D'accordo, ti credo. E che significa? Odio questo posto, è un messaggio per me. Un messaggio per me, vai. Deve essere una specie di messaggio rivolto a me. Ehi, guarda me, guardami. Noi ne usciremo, ok? Insieme. Quello? Cristo santo. È opera mia. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Silenzio, donna. Eppure l'hai presa. La tua unica speranza di salvezza. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything, nothing more. Ma che parli italiano, per favore? C'è il demonio in te. Devo salvare la città dalla tua corruzione. Non esiste altro modo. Devi morire. Azza, ma sta a fare la strage. Prego, signore, accogli l'anima della nostra sorella Tabitha, che è stata corrotta dal demonio. E sia fatta la tua volontà. Era la sorella addirittura? C'è male. Sta bambina comunque. E un'altra morta. Sì, ma in tutto questo c'era anche uno che ci stava inseguendo, Ma l'ho visto solo io. La donna condannata. Ero io. Vuol dire che sono la prossima. Non ti accadrà nulla. Ti proteggo io. Grazie. Per fortuna sei qui. Proseguiamo verso la chiesa. Ora mi sa che compare lui. Ah no. Sì, credo sia meglio. Ok, a me mi sembra di averlo visto però. Comunque. Andiamo avanti. Missionero. Mi sento come seguito. Non è una sensazione.
Ehi, vedi di andartene via. Stai alla larga da noi, ok? Stai alla larga da noi. Che diavolo è quello? Scappa, nasconditi. Scappa e nasconditi. Via, scappiamo. Dai, relazione aggiornata. Ah, per relazione. Ok, scappa. Ma davvero si ferma a guardarlo? Sì, comunque l'ha impiccata, quella del passato, sicuro. Sì, ma aspettala. Niente. Ti proteggo io. Bella, è scappato. Corri. Salta. Io spero ci sia una spiegazione logica però a quello che stanno guardando. Mamma mia, ando strusciapiedi per terra. Cazzo, sempre più vicina. Non ti girare. Cazzo. Scappa. Rilevamento bussola. Daniel ha tenuto con sé il coltello durante la fuga verso la chiesa. Ok, fin qui. Ok, durante la fuga, quindi magari c'era bisogno di utilizzarlo, se no. Però non, avendo fatto tutto bene, non c'è stato bisogno di utilizzarlo, ok. Quindi il coltello ancora ce l'abbiamo. Vabbè, questa è stata una fuga abbastanza facile in realtà. Sentito. Taylor. Taylor! Sei tu, Taylor! Verso la chiesa! Presto! Ah, ma quello sta continuando a seguirmi? Ok, sì. Ma in tutto questo. Niente! Rilevamento bussola. Ok. Andiamo dentro, presto! Presto, veloce! Ma tutto questo, ripeto, Angela. Ehi, scappa! Entra, sbrigati! Ma che cosa aspetti? Ehi! Sei impazzita! Puoi forse farti ammazzare. Ok, ho sparato al demone. Venite dentro. Hey! Però il vecchio pensa che stessimo sparando a lui. Quindi non è stata una buona mossa, forse. Dov'è Angela? Non ce l'ha fatta. Tutto inutile. Stai scherzando? No, e dobbiamo tenere fuori quella cosa o faremo la stessa fine. Merda. Cercate gli altri ingressi e bloccateli tutti. Merda. Non ce l'ha fatta. Dobbiamo barricare la porta. Quando l'abbiamo persa, Angela? Questa cosa non me la ricordo. Ehi! Ehi! Perché quel vecchio pazzo è ancora là fuori? Credo ci stia seguendo. Qualunque sia il motivo, non possiamo fidarci. So che sei dentro. Se tu fossi rimasto calmo, invece di metterti a sparare, forse se ne sarebbe andato. Non ha capito che la situazione è grave. Questo è vero. In realtà sì. E guardami in faccia! Non provare a mettere il naso fuori. Dico a te, stronzo! Perché diavolo mi hai sparato? Non ti nascondere! Liberiamoci di lui. Perché se il mostro lo sente, siamo nei guai. Esatto, giustifichiamoci. Ehi, calma, io...
Volevo solo aiutarti. Non hai visto quel mostro? Ma di che cosa parli? Qui non c'è nessun mostro. Quella cosa ha ucciso una nostra amica. Ok. Dimmi cos'è successo. So che può sembrare assurdo, ma quella cosa, insomma, ci ha inseguiti. Te lo posso giurare. Rimani qui e non combinare guai con la pistola. Ok, ora sto cominciando a non capirci più nulla. Perché Angela in realtà io non l'ho vista morire. Posso sapere che avevi una pistola? Volevo sparare al mostro, ma per poco non ho ammazzato il vecchio. Colpa mia. Non essere troppo duro con te stesso. Siamo tutti nei guai, ma facciamo il possibile. Professore! Andrew! Sono io, il prossimo.